Dopo 6 anni di attesa, torna il tutto esaurito al Cotto Morandini di Torre Pellice, una grande festa condivisa che porta un'intera comunità a fianco della sua squadra. Lo staff dirigenziale della Valpigoli, in particolare Massimo Sainato, ha allestito uno show pre-gara e spettacolo prima dello spettacolo con musica, luci, bandiere sul ghiaccio. Poi ci sono loro, i grandi protagonisti della sfida, Valpigoli e Vipiteno, giunti all'ultimo atto dopo 6 mesi di partite. I torresi sono sin qui imbattuti e sono consapevoli di avere della loro più esperienza, ma il valore aggiunto è colore del pubblico, toccante l'esecuzione di Seicento, inno dell'Occitania. L'avversario è tosto, giovane, veloce, sono i Broncos di Vipiteno, sia pure la seconda squadra. E nella mente di Silva, Pozzi Canale e compagni si materializzano ricordi straordinari, piacevoli e no. Manca Garnier per squalifica, per il resto roster al completo. È cominciata gara 1 della finale, la Valpigoli parte all'attacco con i suoi uomini di esperienza. Subito sfiorato il bersaglio con Silva, ecco qua. Chiuderà Banzer, i torredi sembrano però un po' contratti, quindi è Vipiteno ad avanzare il baricentro e il paletto che risuona dalla destra di Pilon è un campanello d'allarme. Hannes Clementi entra sulla destra, il portiere biancorosso deve intervenire. Lo stesso Clementi vince l'ingaggio, Cimben, Eisendle dietro porta ed è proprio Clementi con un bellissimo rovescio a portare in vantaggio gli altoatesini all'ottavo minuto. Rivediamo lo splendido passaggio da dietro porta e la deviazione vincente del numero 94. La Valpigoli continua a concedere occasioni e per fortuna la gabbia è difesa da un grande Pilon. Sull'altro fronte ci prova Gardiol con la sua classica cavalcata, niente. Ma i biancorossi rischiano ancora, su spunto di Capitan Lark, Armand Pilon ci arriva con la punta del gambale. Riparte Penna, disco a Gardiol, assist per Cordin che fa esplodere Cotta Morandini. Da un possibile 0-2 si passa all'1-1 ed eccolo il tocco di Cordin, ancora decisivo. La Valpigoli ora attacca con Duran Varese, superati 2 difensori, assist marcante per Rocca, delirio, fantastico. Situazione ribaltata in 16 secondi, dietro porta si apprezza la splendida combinazione della terza linea, 2-1. I torresi insistono, Pozzi lancio per Canale, Pietro gira la porta, Rabanser chiude, arriva Silva, ma niente di fatto. Le lunghe gambe del giovane portiere di Pitenese hanno precluso ogni tentativo. Bertin, tiro contrastato, occhio al Vipiteno, Jäger scappa sulla destra, mette in mezzo per Lark, Bertin e Pilon ci mettono una pezza, arriva la sirena, sta salvato, il primo tempo si conclude con un buon 2-1. Si riparte, la Valpigoli ha subito l'uomo in più. Insistito scambio tra Pozzi e Canale, si cerca lo spazio, Pietro alza la testa, vede uno spiraglio, impossibile, batterà Banzer sul suo palo, 3-1 e questo è davvero pesante, una beffa per il portiere. Ora Pozzi è indemoniato, Michelin Salomon detta il passaggio, riceve, purtroppo spara alto. Attenti al Vipiteno, buco difensivo, Jäger solo, Valpigoli graziata. Silva vince l'ingaggio in zona neutra, percussione centrale di Pozzi, Canale, passaggio, deviazione mancata di un soffio. Ingaggio difensivo, riparte Cordin. Gardiol si fa larga in mezzo a due, allarga, troppo la mira, il disco è ancora buono però, Michelin Salomon, ancora per Gardiol. Vede, attenzione, guarda indietro, vede l'inserimento di Penna, tira l'incrocio dei pali, salta la borraccia, splendida conclusione del numero 93, spettacolo. Penna ha preso la mira, Rabanser non poteva arrivarci, la quarta rete merita un secondo replay. Guai a considerarla finita, Valpigoli in inferiorità, Gruber carica il tiro ed è gol, la conclusione da lontano ha sorpreso Armand Pilon che sta affilata. Non c'è pausa, ora l'uomo in più per i torresi, Silva detta i tempi del power play, Canale, Silva, il capitano, pesca il jolly della distanza, Vipiteno di nuovo ricacciato a meno 3, un altro bellissimo gol, 5-2. Davide Martina supera la rossa, azione personale, che numero sul difensore, poi il portiere dice di no. Ci riprova la terza linea, Migliotti,
Rocca, Rabanser ancora, attenzione a Tura che carica la conclusione, tiro, colpisce Migliotti, beh per fortuna sembra niente di grave. Nicolai, forse il miglior difensore del Vipiteno, alimenta l'azione, disco in avanti, c'è Eisendle lì sotto, la difesa si chiude, Pilon al disco, arriva, no, niente di fatto, il lettorale dice no gol. Pozzi e Silva, ancora in velocità, loro due, il passaggio per Pozzi, deviazione fuori del bomber di rovescio, fine del secondo tempo, è 5-2. Dello speaker Mauro Vignolo ufficializza il tutto esaurito, il Cotta è tornato, il Cotta, la Valpigolo ora può giocare sulle ali dell'entusiasmo. Torresi in attacco, Rabanser evita il gol di Canale spostando volontariamente la porta, Lottaroli lo punisce, ecco il colpo malandrino di Pattino. Occorre l'intervento dell'addetto alla pista con tanto di trapano per rifare il buco. Annes Clementi, Pozzi gli soffia sul collo, gli ruba il disco, servizio per Canale, che sbaglia. Vipiteno, Julian Clementi, solo, chiude troppo, Pilon si salva. La seconda linea in avanti, c'è Cordigni in mezzo, no, arriva Gardiol, a rimorchio, palo, sfortunato, numero 54, autore di una bella prestazione. Penna, apertura, ancora Penna. Cerca Gardiol che tira al volo, Rabanser contiene, forse il disco è libero, arriva Penna, si tuffa, vola qualche spintone, Michel Salomon difende il compagno. La Valpigolo chiude in avanti, Canale per Silva, il capitano dalla blu, Pozzi non trova la deviazione sotto porta, peccato, qui Rabanser è stato davvero bravo. Ed è l'ultima emozione, spazza i festeggiamenti sul ghiaccio e sugli spalti, la Valpigolo fa sua gara 1, sabato rivincita a Vipiteno. Emozioni vecchio stile, ne parlavo con gli altri, pensare di non averlo riempito così in una finale di Serie A e farlo in una finale di C, Division, HL Division 1, quello che è, come si chiama. È incredibile, dimostra veramente la passione di questi tifosi, di questo pubblico. Quindi non ci sono parole per descrivere, era solo da vedere qua. Devo essere sincero, sull'1-0 per loro qualche brivido lungo la schiena mi è venuto, però poi abbiamo messo in pista quello che sapevamo. Non li conoscevamo, adesso abbiamo visto come giocano e quindi come abbiamo aggiustato già dal secondo tempo lavoreremo su quello in settimana e arriveremo ancora più pronti a Vipiteno. Vipiteno rispetto alle squadre che abbiamo affrontato in tutta la stagione, anche sia nel nostro girone che nelle fasi finali, è una squadra giovanissima e quindi molto 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 più atletica, con un buon pattinaggio e anche delle doti tecniche, direi alcuni si può dire quasi eccellenti, quindi è difficile giocarci contro. Hanno peccato purtroppo per loro appunto con errore di gioventù e fisicamente magari lasciano qualche chilo ai nostri difensori specialmente, però si sono difesi egregiamente e per questo dobbiamo lavorare per trovare i giusti sistemi, le giuste tattiche per non faticare più così tanto. Devi essere bravo a sfruttare gli errori degli altri. Pilo è stato bravo, ci ha tenuti sempre in partita. Il primo gol l'abbiamo subito, però ci sta, nel senso nell'hockey un gol va e viene come niente, quindi siamo riusciti a reagire, direi, perfettamente, chiudendo addirittura il primo tempo già in vantaggio, nonostante che abbiamo subito il gol al 10° minuto, mi sembra, non subitissimo, quindi siamo riusciti a ribaltare subito il risultato, tra l'altro in un minuto, e poi siamo riusciti a mantenere il vantaggio. Purtroppo magari non è stata così bella da vedere come le altre, però sì, abbiamo vinto, quindi è importante quello. Tra 7 giorni una trasferta, immagino una partita diversa? Ma
proprio diversa non credo. Loro pattinavano tanto oggi, essendo molto giovani, pattinano tanto. E sicuramente in casa patineranno ancora di più, quindi dobbiamo essere bravi noi a sfruttare quel pizzico di esperienza che abbiamo in più, nonostante anche noi siamo relativamente giovani. E il viaggio è lungo, dobbiamo partire dal primo minuto, dal primo secondo veramente pronti. E secondo me non sarà tanto diversa come partita, saranno sempre degli episodi a cambiare tutto. Noi abbiamo voglia di vincere, penso che si è visto stasera, ce la mettiamo tutta e speriamo in bene. Dino Grossi, capitano numero 70 di una Valpe splendida che giocava davanti a 2440 persone, anche questa sera saranno 2440 persone, emozioni antiche. Oh no, questo è sicuro, guarda, è fantastico, e anche complimenti alle ragazzi stasera perché hanno veramente giocato una bella partita e in merito a questa vittoria e anche per il pubblico stasera, guarda, diciamo sta di nuovo prendendo il giro di nuovo qui, guarda, è bello da vedere tutte queste persone qui. E hockey di nuovo in Valle Torpellice, è fantastico. Stai facendo un grande lavoro con il settore giovanile della Valpellice Bulldogs e hai portato per la prima volta nella storia dell'hockey a Torpellice l'Under 19 in finale. Posso solo dire complimenti ai ragazzi, guarda, hanno lavorato duro tutto l'anno e sono lavoro loro, io entro poco dentro tutto questo, sono loro che vengono tutti i giorni a fare l'allenamento e soffrono e tanti viaggi, cosa non so, 15-20 mila chilometri su e giù di là e qui, allora complimenti a loro perché veramente meritano questa finale.